Ciao a tutte e a tutti, vi do il benvenuto sul mio canale. In questo video ho il piacere di condividere con voi un'esperienza artistica molto personale. Per la prima volta documenterò sul mio canale YouTube il processo di creazione di un'opera realizzata in pasta da modellare. Se seguite i miei video sapete già che il mondo naturale è la più grande fonte di ispirazione per la mia arte. Animali, paesaggi, fiori ed elementi stimolano da sempre la mia creatività. In particolar modo, vivendo in prossimità del mare, i colori e le sue distorsioni accendono da sempre qualcosa dentro di me. Vi è mai capitato di sentire un legame indissolubile con una creatura del regno animale? Per me questa magia si è ripetuta più volte, creando diverse connessioni invisibili tra me e molteplici esseri viventi. Ma c'è una creatura che ha catturato il mio cuore e la mia immaginazione più di ogni altro, la balena. In questi vecchi sketchbook potete osservare tutti gli schizzi in cui l'ho rappresentata nei vari anni. Alcune illustrazioni fanno parte di Inktober passati e altre sono studi veloci fatti con acquarelli e acrilici. Ci sono diversi lavori che ho realizzato con questo soggetto. Ad uno di questi ho anche dedicato un video di sensibilizzazione sul mare che, se vi incuriosisce, potete trovare sul mio canale. Quello che ho fatto è stato disegnare uno studio in scala su un foglio in brutta per riuscire a riprodurre le proporzioni e capire dove andavano posizionati i vari elementi anatomici che formano una balena. Facendo riferimento a questo disegno, ho tracciato tutte le parti sul cartoncino rigido, che poi ho ritagliato così da comporre il tutto, come se fosse una sorta di puzzle. La parte centrale, due pinne e la pinna caudale. In quest'ultima ho tolto una piccola porzione di cartone centrale così da permettere di incastrarla alla coda più facilmente. Per imbottire la balena ho usato dei semplici fogli di giornale, del fil di ferro e dello scotch di carta. La prima cosa che faccio è srotolare una porzione di fil di ferro e bucare il cartoncino dove poi verranno applicate le pinne. Questo mi permetterà di lavorare sul riempimento senza perdere questo punto di riferimento fondamentale. Fisso con dello scotch la pinna caudale e finalmente posso iniziare a rendere i volumi. Inizio da uno scheletro di cartone e fil di ferro. Creo i vari volumi e la muscolatura con la carta di giornale e lo scotch, rivesto il tutto con uno strato spesso di argilla e alla fine mi dedico alla pittura e alla smaltatura. È importantissimo rendere tutto più leggero ed è per questo che generalmente si fa sempre un riempimento interno con del cartone o della carta di alluminio. Perché una volta rivestita tutta di argilla e completamente asciugata, la scultura diventerà molto pesante e conseguentemente anche più fragile. Questa è in assoluto la fase più complicata del processo artistico. Bisogna riuscire a creare del volume modulandolo correttamente, aggiungendo del giornale appallottolato fino a ricoprire tutta la struttura. Nelle prime fasi si può essere più casuali, ma verso la fine bisogna stare molto attenti a riempire con coerenza tutte le zone concave e convesse dell'anatomia della balena. Fisso le parti del giornale con del semplice scotch di carta, per poi rivestire completamente tutta la scultura fino a renderla liscia. Una volta soddisfatto del risultato, posiziono le pinne sui punti che avevo lasciato precedentemente e le arrotolo con il fil di ferro per fissarle. Creo il volume con il giornale e rivesto ancora una volta tutto con lo scotch. Riuscire a creare dei volumi corretti usando del giornale è una cosa abbastanza difficile.
perché le sue pieghe tendono a creare qualche spigolo e quindi c'è sempre il rischio che non si riesca a dare la giusta forma. Il risultato che voi state vedendo in un paio di minuti in realtà è stato ottenuto in diverse ore. Non avendo un supporto che potesse aiutarmi a sorreggere la scultura mentre lavoravo, ho creato questo piedistallo con oggetti di recupero trovati in spiaggia. È formato da un semplice blocco di legno appartenuto ad una pedana, su cui poi ho avvitato con due cerniere di metallo un pezzo di ferro di un ombrellone abbandonato, che ho poi modellato con una tenaglia. Questo trespolo fatto in casa mi consente di poggiare la scultura, evitando così di far stancare il mio braccio e anche di non far strofinare l'argilla fresca, che altrimenti si danneggerebbe a nessun piano d'appoggio. L'idea di fare un modellato a tutto tondo nasce dalla mia voglia di creare ed esplorare una forma d'arte che mi ha sempre affascinato, quella della scultura. Riuscire a plasmare attraverso le proprie mani qualcosa che prima aveva un'altra forma lo trovo un processo molto poetico. Ho sempre amato esplorare diverse forme d'arte fin da quando ero bambino, e ognuna di queste ha da sempre avuto la capacità di stimolare diversi fattori del mio essere. Ma purtroppo la tecnica del modellato in argilla non sono mai riuscito ad approfondirla come desideravo. Il fatto che servano diversi spazi, smalti, attrezzi che talvolta sono anche molto costosi e che in alcuni casi serva anche un forno ad alte temperature per finire il lavoro, mi ha sempre scoraggiato. In passato ho già fatto delle sculture in gesso e cartapesta, ma per me non hanno lo stesso fascino di quelle fatte con l'argilla. Una volta mi sono imbattuto in una citazione che mi ha colpito profondamente. Non lasciare mai che le circostanze ti impediscano di creare arte. Queste parole, sebbene possano sembrare banali, hanno risvegliato in me un'urgenza, una scintilla che mi ha spinto a riscoprire una vecchia tecnica artistica abbandonata fin dai tempi del liceo. È stata una rinascita, un ritorno alle origini che ha riacceso la mia passione creativa. E così ho pensato di riavvicinarmi a quest'arte attraverso un piccolo compromesso, quello di iniziare con l'argilla modellabile che non ha bisogno di cottura, ma che si asciuga direttamente con l'aria. Questo tipo di argilla è sicuramente più accessibile, non serve un forno per indurire il lavoro e può essere dipinta direttamente con gli acrilici. Inizialmente avevo una sorta di pregiudizio, perché credevo fosse specifica per far lavoretti per bambini. Ma poi, informandomi e paragonando diversi marchi, ho scoperto che ci sono diversi tipi di pasta modellabile, tutta di diversa qualità, che permettono comunque di avere una resa professionale. Quello che faccio è ricoprire minuziosamente ogni parte della balena con un sottile strato di argilla, per poi plasmarla per unire i vari pezzetti insieme. Questo processo è fondamentale perché se le varie parti non hanno aderito correttamente tra di loro, una volta asciugata la scultura tenderà a creparsi tutta. Per fare i dettagli sto usando alcuni strumenti che ho ereditato da mia mamma e che già avevo quando facevo modellato al liceo, anche se personalmente preferisco usare direttamente le dita e sentire la materia tra le mani. Vi assicuro che rende l'esperienza artistica molto più stimolante. Una volta soddisfatto del risultato, è essenziale lasciare riposare l'opera per una settimana intera, al riparo dell'umidità, come se fosse in letargo. Durante questo periodo è importante sollevarla delicatamente di tanto in tanto, per assicurarsi che non si leghi troppo strettamente alla superficie sottostante. Dopo il periodo di asciugatura, la balena ha subito una notevole trasformazione. La superficie precedentemente plasmabile ora è diventata solida e robusta, capace di resistere agli impatti. Inoltre, anche il peso dell'oggetto è aumentato significativamente.
Inizialmente ero un po' indeciso se fare una finitura bianca monocromatica o scegliere un'espressione più vibrante colorandola, ma dopo aver fatto un piccolo sondaggio, dove il verdetto è stato unanime, alla fine ho optato per gli acrilici. La mia tecnica si concentra sull'applicazione di velature, impiegando una quantità generosa di acqua per mantenere la trasparenza dei pigmenti. Questo metodo permette di sovrapporre delicatamente strati traslucidi, costruendo così gradatamente la profondità cromatica. Durante il processo di colorazione, presto la massima attenzione affinché il pigmento si insinui con precisione in ogni incavo e solco della balena, risaltandone i dettagli. La balena per la cultura nativa americana è un simbolo molto potente e ricco di significati. Viene venerata come simbolo del principio. Si dice che questi giganti gentili siano creature depositarie della memoria della creazione e che il loro canto sia un vero e proprio messaggio per chi riesce ad ascoltarlo. È associata alle grandi profondità marine che simboleggiano le parti più nascoste dell'essere umano, quelle emozioni e paure spesso celate sotto la superficie. Per la smaltatura finale ho deciso di usare una bomboletta spray. Mi sono trasferito all'aperto e ho spruzzato a distanza il liquido facendo bene attenzione a ricoprire tutto. Applico questo strato protettivo che isolerà da muffe e umidità la scultura, dandole anche un aspetto lucido come se la balena fosse immersa nel mare. Dopo un giorno di asciugatura in un luogo ben riparato e privo di polveri, questo è il risultato della mia balena in argilla. Se conoscete la mia mania un po' perfezionista, sapete che è molto raro che io sia completamente soddisfatto delle mie creazioni. Ma in questo caso devo ammettere che il risultato mi soddisfa parecchio. Sono anche molto contento alla fine di aver scelto di colorarla con gli acrilici e di non averla lasciata semplicemente smaltata con del bianco, perché credo che il colore sia riuscito a rendere questa megattera viva e vibrante. Ci sono volute tantissime ore, tantissimo impegno e anche tanta attenzione per ottenere questo risultato, ma ci tenevo tanto a condividerlo con voi perché spero che in qualche modo possa ispirarvi nel creare qualcosa attraverso le vostre mani. Spero che questo video vi sia piaciuto, io vi abbraccio fortissimo e vi invito a lasciarvi ispirare da queste creature magnifiche, che con la loro saggezza millenaria ci insegnano a guardare oltre l'orizzonte visibile e ad esplorare le profondità nascoste del nostro essere.